Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Dopo aver fatto viaggi nel passato di moltissimi computer nei loro manuali utenti, ecco, non si poteva non dare una sbirciata al manuale utente dell'Amiga 1000. Facciamo quindi un viaggio indietro nel tempo. Manuale utente dell'Amiga 1000, versione inglese, introduzione all'Amiga. Ecco, iniziamo questo viaggio nel tempo andando a vedere cosa c'era nel manuale dell'Amiga 1000. Dunque, introduzione all'Amiga, un po' di papier legali, voilà, i contenuti: introduzione all'Amiga, come settare l'Amiga, iniziare diciamo a lavorare con l'Amiga, l'uso del workbench, aggiungere cose all'Amiga, prendersi cura dell'Amiga, un po' di referenze diciamo per eventuale comprare eventuali libri, strumenti del workbench, messaggi di errore dell'Amiga DOS e poi un po' di informazioni su come personalizzare l'interfaccia Amiga, un glossario e andiamo oltre. Ok, bei coloroni a colori. Introduzione all'Amiga. Ok, cosa c'è in questo manuale? Eccoci qua. Come settare l'Amiga, c'era veramente poco da fare, praticamente era un computer plug and play, c'era una bella tastiera da agganciare con un cavettino al computer, poi attaccare il mouse qui lateralmente, poi attaccare l'alimentatore, attaccarci poi praticamente un monitor e voilà, si era già tutti pronti. Cosa c'era dietro? Praticamente qui c'era la ventola del computer, un'uscita TV, una uscita RGB, connettore RGB, due connettori audio in uscita, una seriale, uno spinotto per aggiungere un eventuale drive esterno, un secondo drive e una porta parallela e poi l'attacco per la tastiera essenziale, architettura chiusa per quanto sembrasse un desktop. Di qua invece ci si agganciavano il mouse e dall'altra parte l'eventuale joystick. Ok, qui si mostra come attaccare le varie cosettine, piuttosto semplice, non è che ci volesse poi molto per iniziare a accendere la macchina. Molto comodo e elegante il fatto di poter infilare diciamo la tastiera abbassando le lamelline e infilandola sotto, questo permetteva di guadagnare spazio, era una soluzione molto elegante, riprendeva un po' la soluzione del mondo PC. Ok, l'attacco del mouse con due pippoli, mentre gli utenti Macintosh ne avevano solo uno, ma ancora diciamo il mondo Macintosh era nella dimensione del business computing. Ok, andiamo oltre rapidamente, attaccare la presa RGB del monitor e quindi non c'era poi molto da fare, qui possiamo procedere velocemente. Ok, getting started, vediamo un po' cosa c'era. Vabbè, l'utilizzo dei dischetti, quelli da 3,5, una macchina indubbiamente voluta, pulsante di accensione, il kickstart, ecco, era l'Amiga, un computer che voleva il sistema operativo, lo caricava da dischetto e poi caricava anche praticamente l'interfaccia grafica. Va bene, e qui ci sono le prime istruzioni su come muovere il puntatore, le tecniche praticamente di selezione striscia, i tasti funzione Amiga piena e Amiga vuota, il return, il tasti frecce, il tastierino numerico, una tastiera diciamo ergonomica, era una QWERTY col W, la M era qua giù in fondo, ben strutturata con praticamente barra spaziatrice, le frecce, il return, tastierino numerico, nonostante fosse stesa anche con i tasti funzione, la dimensione della tastiera dell'Amiga 1000 era estremamente ridotta, molto più piccola di quelle che si trovavano nel mondo PC. Ok, andiamo a vedere, utilizzo delle icone, spiegavano i vari concetti con varie finestre, anche qui si riprendeva un po'
come si vede la scrivania del Macintosh, ma i colori e il funzionamento, per quanto simili, indubbiamente non lasciavano niente a che vedere con il mondo Macintosh, perché era completamente diverso. In Macintosh erano in bianco e in nero, qui era tutto a colori, personalizzabile, cose mai viste nel mondo Macintosh prima del 7.1. come duplicare i dischi, quindi praticamente l'utilizzo del sistema operativo, le preferenze per personalizzare l'interfaccia grafica, i colori, la disposizione degli oggetti, come riordinare, la forma delle finestre, diciamo, uso del workbench. Ok, cosa c'era nel workbench? C'erano, diciamo, l'orologio, vari programmini praticamente da utilizzare, il cestino, perché praticamente questa roba qui stava dentro all'interno, e non il cestino, non era in alto sulla destra come sulla scrivania, diciamo, tutte queste cose stavano all'interno di un'altra finestra. Ecco perché, diciamo, Apple non ebbe mai niente a dire sulla comoda, perché il cestino non era sulla scrivania ma stava all'interno di una subfinestra da invocare. L'utilizzo delle icone, come, diciamo, puntare, selezionare, le varie tecniche, qui si spiegava un po' del selezionare, del trascinamento, c'erano i menu, chiaramente i menu subentravano, erano quelli che permettevano di fare le cose, non c'era più l'interfaccia linea di comando, non era più necessario conoscere i comandi del sistema operativo, uno poteva non sapere assolutamente una mazza di niente, andava alla ricerca di quello che gli cercava, quello che gli serviva, trovava la finestra giusta, e faceva quello che voleva, senza ricordarsi una noiosa sintassi. Ok, e quindi non si rimane più neanche il basic, perché praticamente era tutta interfaccia grafica. Ok, andiamo un po' a vedere, qui si spiega sempre l'utilizzo del workbench, bello, il manuale a colori rende l'idea di cosa si poteva trovare sulla macchina. Costava un botto l'Amiga 1000, quando fu introdotto, l'Amiga 500 indubbiamente era molto più economico. Ok, cose da aggiungere all'Amiga: una stampante, un disk drive, prendersi cura dell'Amiga, quindi una serie di cose da piccolissima manutenzione, da poter fare, pulire il mouse, andare a sollevare e pulire la pallina, che era una cosa comune anche per gli utenti Macintosh, quanto per Apple 2GS. Un po' di referenze, diciamo, per comprare dei libri, le preferenze del sistema, diciamo, dell'interfaccia grafica, Graphic User Interface, in cui praticamente personalizzare la forma e i colori del puntatore, lo sfondo, un po' tutte queste cosine qua, di tipo colorato e, diciamo, un po' giocattolose, ma comunque erano una cosa molto molto avanti. Ok, informazioni sugli spinotti, contatti elettrici, esprese elettriche, queste sono un po' le stesse che si ritrovano anche del, eccolo qua, sul Commodore 64. Cosa c'era, come era fatto l'Amiga 1000? Con un Motorola 68.007 MHz, 256K di RAM, espandibile a 512, poteva raggiungere fino a 1 MB. Anche se il Motorola 68.000 avrebbe potuto indirizzare linearmente senza, diciamo, le pagine, diciamo, di indirizzamento differente, con lo switching, il bank switching, poteva arrivare fino a 2 MB, quindi praticamente da un tetto massimo di 2 MB ritrovarsi una macchina che era segata a metà, 512K oppure 1 MB, indubbiamente è un po' un parecchio castrata la piattaforma, però, diciamo, questa fu la decisione fatta da Apple, la Commodore ci aveva una macchina indubbiamente buona, avrebbe potuto mettere fino a 2 MB, perché il Motorola 68000 lo permetteva, quindi avrebbe potuto metterci 256 o 512 e poi espandere la macchina fino a 2 MB, ma indubbiamente decisero di segare la macchina, purtroppo, in questo modo, che all'inizio sembrava tanta di memoria, ma poi gradualmente incominciò a mancare memoria, anche perché soltanto 1 MB non era poi molto per farci le cose.
appendici, strumenti, chiaramente poco, per forza era tutto sul dischetto e l'utente andava a smanettare, non c'era molto poi bisogno di un manuale da andare a leggere, uno si interfacciava con la macchina e andando alla ricerca con il mouse capiva cosa fare o cosa non fare. Ok, vediamo un po' altre cose sul manuale. Appendice sulla messaggi di errore dell'Amiga DOS, quindi questo doveva essere utile. Appendice C, personalizzare il puntatore, un glossario che non fa mai male a delle persone che magari sicuramente chi comprava l'Amiga 1000 doveva aver avuto molto probabilmente già il Commodore 64, ci recuperava la stampante e il monitor e si trovava una macchina completamente diversa. Vediamo cosa c'è, dovremmo essere arrivati, cioè sì, c'è l'indice e poi credo che non ci sia più niente. Vediamo un po'. Sì, siamo finito. Un manuale indubbiamente essenziale, ma completo, perché indubbiamente il sistema operativo Amiga per l'Amiga 1000 girava tutto sulla macchina e c'era poi veramente poco da cui discutere nel manuale. Diciamo, l'utente doveva interfacciarsi con la macchina e prendere le misure ed era piuttosto semplice perché appunto estremamente intuitivo e con il mouse. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.